Questa è una delle opere più conosciute di Francisco de Goya y Lucientes ed è uno dei nudi più famosi della storia dell'arte. A suo tempo risultò particolarmente audace e singolare. Audaci sono infatti l'espressione dello sguardo e l'atteggiamento della modella, che sembra soddisfatta e contenta della sua nudità. Goya è un grande maestro del ritratto che esegue svincolandosi dall'ideale accademico di bellezza, sia nelle figure femminili che in quelle dell'aristocratica corte madrilena. Il suo talento innovatore emerge coinvolgente e drammatico nella testimonianza delle vicende del suo tempo. Ironico, dissacratore e portatore di un nuovo linguaggio figurativo, costituisce il punto di partenza per i cambiamenti che rinnoveranno la pittura dell'Ottocento. Questi ed altri sono i motivi che rendono Goya un rivoluzionario e che gli assegnano un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Simona Tosini Pizzetti. Goya nasce nel 1746 e muore nel 1828, per cui inizia il suo percorso artistico nella seconda metà del Settecento, momento nel quale, dopo la fioritura massima di tutte le arti che c'era stata nel cosiddetto secolo d'oro, con artisti come Zurbarán, Velázquez, lo stesso Murillo e in letteratura Cervantes, assistiamo a un momento di decadenza, di stasi nella creatività. Motivo per cui la corte spagnola si avvale in quel momento di artisti ovviamente non spagnoli, soprattutto per le commissioni più importanti, fino a quando non ci sarà appunto l'astro di Goya. Goya arriva giovanissimo da Saragozza, che sappiamo essere stata la sua città natale, a Madrid, e viene d'un lato incantato dalla briosità della vita di corte, innegabile, dall'altro viene ovviamente influenzato, perché li osserva con grande attenzione, dagli artisti che ho detto prima, gli artisti francesi e soprattutto nella sua prima fase pittorica, il Tiepolo. Siamo nel 1777 con un'opera come L'ombrellino, una delle pitture credo più popolari di Goya per la piacevolezza del soggetto, opera che fa parte di una serie di cartoni che Goya, giovane, aveva fatto per la Razzeria Reale di Santa Barbara. Quindi anche un momento cruciale per l'artista che, come sappiamo, è nato a Saragozza, arriva a Madrid e comincia a frequentare la corte. Questo dipinto è particolarmente significativo proprio perché ci fa vedere, ci mostra il primo stile di Goya con tutte le influenze che aveva subito fino a quel momento. Ne risultano fondamentali due: una è l'influenza della pittura francese, che è visibile soprattutto nello sfondo che sta sotto la pittura, che è uno sfondo gessoso, bianco, e che consente a Goya di dare poi questi effetti di grande luminosità, così come pure evidente l'influenza del nostro Giovanni Battista Tiepolo. Il dipinto ci presenta peraltro due personaggi che saranno ricorrenti in tutta l'opera di Goya, una maja e un majo, giovani popolani che vestivano nei giorni di festa degli abiti molto vistosi, sgargianti, che in quel momento a Madrid diventano una vera e propria moda presso i ceti più alti e la nobiltà, che amava travestirsi come questi giovani. Goya usa fin dall'inizio in maniera molto personale gli oggetti o gli animali, trasformando i significati iconografici che avevano.
Qui vediamo il primo cane che affronteremo nel corso della nostra sintesi sulla pittura di Goya, un cagnolino nel grembo della fanciulla. Un cagnolino che di solito è il simbolo della fedeltà coniugale, che qui Goya in una maniera, credo, sottilmente ironica, mette in contrasto con l'espressione della fanciulla che vuole assolutamente piacerci, che vuole conquistare, che è in contrasto con l'atteggiamento quasi da guardiano del mago che le tiene il parasole davanti. Parasole che va ad attenuare la luce che ritengo essere la vera protagonista di questo dipinto. È una luce che rende molto più profondo il paesaggio e ne va ad attenuare in una maniera modernissima fin da questo momento le sagome, lo rende quasi evanescente ed è soprattutto una luce dell'attimo che sottolinea che il passaggio di una nube avrebbe potuto cambiare tutto. Questa luce oltretutto va a rinforzare anche quella che è l'iconografia di un'opera come questa, vale a dire in queste opere quando si rappresentano al massimo del fulgore, la giovinezza, la bellezza, i momenti di felicità, si vuole spesso sottendere il significato della vanitas, cioè del fatto che questi siano dei valori effimeri e quindi una luce così momentanea e splendente va a rimarcare questo significato. Francisco de Goya y Lucientes nasce nel 1746 a Fuente Todos, da un maestro oratore e una nobile decaduta. Apprende la tecnica del disegno già dall'età di 13 anni presso la bottega del pittore José Luzán. A 23 anni, affascinato dalla pittura di Giambattista Tiepolo, allora attivo in Spagna, parte per Roma dove apprende gli effetti prospettici e la luminosità del colore. Nel 1773 Goya sposa a Madrid Josefa e grazie al cognato Francisco Bayeux, affermato artista, esegue oltre 60 cartoni per la Razzeria Reale di Santa Barbara. I dipinti raffigurano scene di vita popolare così realistiche e vivaci da affascinare la corte. Il successo è tale che molti nobili madrileni gli commissionano ritratti che, pur nella staticità cerimoniale della posa, Goya esegue con inquietante penetrazione psicologica. A 46 anni, in seguito a una grave malattia, diventa sordo e la sua pittura assume toni sempre più drammatici, come nei Capricci, satira appassionata di ogni forma di superstizione e oppressione. Attorno al 1800, nominato primo pittore di corte, Goya realizza due dei suoi più celebri capolavori. La famiglia di Carlo IV, ritratta con impietosa precisione, e la Maya desnuda, il primo nudo dipinto in Spagna dopo la Venere allo specchio di Velázquez. Nel 1808 le truppe napoleoniche invadono la nazione. L'artista, pur vicino alle idee liberali francesi, assiste con angoscia alle violenze del conflitto e al martirio del suo popolo. Questi eventi li denuncia nella serie dei Disastri della guerra e nella fucilazione del 3 maggio 1808. Dopo la restaurazione, sospettato dalla corte e incolpato dall'Inquisizione per il contenuto delle sue pitture, Goya si ritira nella sua casa di campagna, la Quinta del Sordo, di cui dipinge le pareti con le immagini tragiche e ossessive delle pitture nere, riflesso della sua mente tormentata. Nel 1824 lascia la Spagna e si ritira a Bordeaux, dove muore 4 anni più tardi, ponendo fine a un genio creativo in continua evoluzione, che ha aperto la strada a molte delle maggiori esperienze dell'arte del XIX secolo.
Siamo nel 1783-84, sono passati più di 10 anni, 10 anni cruciali per Goya rispetto alla prima opera, e ci troviamo di fronte ad un capolavoro della prima maturità di Goya, di un Goya che ha già subito diverse influenze. Intanto dal 1770 al 1771 sappiamo, soprattutto dopo il ritrovamento del quaderno italiano, del suo famoso soggiorno a Roma. A Roma, dove osserva tante cose, dove subisce alla sua maniera una serie di influssi. Intanto vediamo che è cambiata completamente la tonalità cromatica e soprattutto vediamo che sotto il dipinto non c'è più quel bianco che consentiva a Goya quegli effetti rococò di luminosità assoluta tipica del neoclassicismo. Il fondo sottostante infatti è diventato uno sfondo rossiccio che era tipico della pittura napoletana, di pittori come Giaquinto o Bonito, che Goya deve sicuramente avere visto a Roma. Sempre parlando di influenze, ritroviamo nei personaggi, soprattutto in quelli in piedi, in questo personaggio bellissimo dalla giacca rossa che è il maestro di musica di Don Luis di Borbone, Luigi Boccherini, ritroviamo l'influenza di un ritrattista romano molto importante in quel momento, che è Pompeo Battoni. L'opera rappresenta il momento di commiato serale presso la corte di Don Luis di Borbone, fratello cadetto di Carlo III, che si era ritirato a 140 km da Madrid, avendo sposato la protagonista della scena, Maria Teresa Vallabriga, donna non sufficientemente nobile per poter vivere a corte. Ho parlato di protagonista della scena perché qua c'è una prima caratteristica goyesca che vorrei mettere in risalto: la sua capacità di rendere con questi bianchi che aveva fatto il suo grande maestro Velázquez, riescono a rendere veramente con questo colpo di luce assoluta, riescono a farci capire chi è il protagonista della scena. E qui in effetti Maria Teresa Vallabriga ha quest'aria di insoddisfazione che è una delle componenti poi dell'atmosfera che fanno parte di questo dipinto. Ebbene, Don Luis si ritira in questa piccola corte dove si poteva vivere non osservando la rigida etichetta della corte madrilena, circondandosi di artisti, in questo caso vi ho già detto di Boccherini, di Goya, che si rappresenta alla maniera di Velázquez, del suo grande maestro, mentre sta dipingendo questo stesso dipinto che vedete a questa imprimitura rossa. C'è una prima novità assoluta in questo dipinto anche dal punto di vista iconografico. E quale è? È che Goya, come vedete, rappresenta personaggi di rango reale, come era certamente Don Luis, ma anche la moglie e i suoi figli, in maniera assolutamente paritetica con quelli che erano le bambinaie, le cameriere, gli amministratori, insomma tutti gli altri personaggi che certamente socialmente non erano all'altezza degli altri. E questa a noi pare una cosa abbastanza normale, invece era una cosa veramente rivoluzionaria. Sappiamo dal carteggio con il suo amico Zapater, l'amico di una vita, suo compagno di scuola mentre lui era a Saragozza, che Goya si era trovato benissimo proprio per questa atmosfera che ci doveva essere ad Arenas de San Pedro e che doveva avergli reso possibile anche di affrontare in questo modo l'opera dal punto di vista iconografico. Ecco, adesso vorrei parlare dell'atmosfera che regna nel dipinto, perché è veramente particolare ed è un'atmosfera dove Goya comincia ad immettere moltissimo di se stesso, di tutto quelli che erano i problemi che lo tormentavano dal punto di vista esistenziale. Vi vediamo tanti segni che ci riportano innanzitutto alla incomunicabilità. Guardate questi personaggi, non si guardano assolutamente tra di loro, non c'è un gesto della mano, del braccio che stia a significare che sono in collegamento, sembrano chiusi in una propria assoluta solitudine. Don Luis sta giocando a carte e non a caso sta giocando un solitario. Sono dei tarocchi e sono stati anche interpretati dal punto di vista cartomantico e significano fine cambiamento.
Poi c'è un altro particolare intrigante, che è questo tavolino. Guardandolo bene vedete che non ha il numero sufficiente di gambe per poter stare in piedi. Qua Goya, già con una potenza immaginativa e capacità introspettiva del tutto particolare, vuol trasformare anche il tavolino nel simbolo dell'instabilità, cioè di qualche cosa che da un momento all'altro potrebbe cadere. Il tutto sottolineato anche dalla candela, che è da sempre simbolo di qualche cosa che potrebbe spegnersi da un momento all'altro, così pure come le carte potrebbero cambiare, essere mosse, cambiare completamente significato. E oltretutto, altra cosa fondamentale nell'atmosfera del dipinto è il senso di morte, il senso di fine di tutte le cose, al quale sfuggono soltanto due dei personaggi presenti: la bellissima bambina che sta guardando Goya mentre dipinge, dallo sguardo vivacissimo, dalle gote rosa, dalle labbra rosse, uno dei primi prototipi che vediamo della pittura infantile di Goya. Goya, quando dipinge i bambini, è un maestro grandissimo e pieno di sentimento, anche perché vorrei ricordare che in quell'epoca la mortalità infantile in Spagna era enorme. E Goya stesso era stato vittima di questo terribile fenomeno. La moglie aveva messo al mondo ben 7 figli e ne era sopravvissuto solo uno. Per cui Goya ha questa capacità, quando rappresenta i bambini, di renderceli come dei miracoli della natura, con una tenerezza che rivela anche un suo dramma personale. Oltre alla bambina, l'altro personaggio che emerge per vitalità plebea, ma sfacciata, è questo personaggio emblematico della testa fasciata, che era il segretario particolare di Maria Teresa Vallabriga, che a corte peraltro si diceva essere anche il suo amante. Ci guarda molto sfacciatamente ed è l'unico che sfugge insieme alla bambina a questa atmosfera che veramente sa di morte.